Ciao a tutti, bentornati. Se avete seguito il mio video dei prodotti Best Makeup 2020, vi avevo anticipato che avrei girato il video dei prodotti skincare. Infatti, oggi siamo qui appunto a parlare dei miei prodotti skincare preferiti di questo 2020. Che dirvi? I prodotti skincare ne ho provati tanti quest'anno, quindi ho faticato a scegliere i prodotti, però sicuramente prodotti che io vi consiglio e che metto sul podio quest'anno, ce ne sono. Vi ho anche anticipato che nella mia routine ho portato degli step in più, tra cui appunto la doppia detersione. Tra l'altro, se vi interessa, posso anche fare un video apposito sulla doppia detersione, se io la consiglio o meno. Il prodotto struccante oleoso che mi ha rubato il cuore, anche se è uno step che ho apportato negli ultimi mesi, è assolutamente questo prodotto di Clinique, ed è il Take the Day Off, che si presenta in questo formato tipo burro solido, che una volta scaldato tra le dita diventa olio e strucca qualsiasi cosa. Mi strucca anche il mascara waterproof, si scalda immediatamente, si scioglie subito e va a rimuovere tutto il trucco. E io mi trovo davvero molto bene. È un formato abbastanza grande, questo qui è da 125 ml, lo sto utilizzando da un po', infatti mi durerà parecchio secondo me, però io trovo che sia un prodotto molto efficace e assolutamente io è uno step che consiglio a tutti, anche alle pelli grasse. Non badate al fatto che magari avendo la pelle grassa e andandoci ad apportare dell'olio sul viso non sia corretto, anzi è il contrario. Quindi io consiglio assolutamente questo burro se amate o comunque fate la doppia detersione. Come prodotto in gel, quindi come detergente schiumogeno, uno che mi è piaciuto tanto e che ricomprerei volentieri, purtroppo però ho tanti altri da provare, però quello è un prodotto che mi è piaciuto, è il detergente di Jouer. Ed è un detergente che è molto delicato, è in gel, ma è delicatissimo, non è assolutamente aggressivo. Se avete la pelle molto delicata, consigliatissimo. Consigliato anche per le pelli misto-grasse. È un prodotto che mi piace tanto. Fa anche della schiuma, non tantissima, però è anche piacevole sul viso, è quasi una coccola. Quindi assolutamente il detergente di Jouer è il preferito di questo 2020. L'acqua micellare invece, che mi è piaciuta tanto, io ho sempre utilizzato l'acqua di Garnier o quella di Bioderma. Quest'anno ho provato anche l'acqua micellare di Jouer e devo dire che mi è piaciuta, mi ha stupita tanto. È un'acqua micellare molto delicata, infatti è consigliata per le pelli anche sensibili, ma strucca molto bene anche gli occhi e anche il mascara, perché io faccio fatica con le acque micellari a struccare molto bene il mascara. Infatti poi devo andare comunque di detergente per andare a scioglierlo completamente, però devo dire che quell'acqua micellare, nonostante comunque fosse molto delicata, ha anche il trucco occhi, riesce molto bene a struccarlo, quindi è un'acqua micellare molto valida, assolutamente consigliatissima. Andiamo di tonico. Quest'anno ho provato tantissimi tonici, che siano esfolianti, idratanti, lenitivi. Poi in commercio ci sono una vastissima gamma di tonici. Chiaramente fate attenzione anche a utilizzare i tonici esfolianti, perché vanno utilizzati anche a giorni alterni, non tutti i giorni, a differenza del tonico idratante o del tonico magari lenitivo. Un tonico esfoliante che mi è piaciuto tanto e che metto assolutamente sul podio di questo 2020 è il tonico di Rhodial. Questo qui è un tonico appunto esfoliante, quindi fa una leggera esfoliazione alla vitamina C ed è un tonico illuminante. Io quando applico questo tonico infatti vedo la mia pelle molto più luminosa. Chiaramente il tonico è il primo step dell'idratazione, però quando si tratta anche di tonico esfoliante va anche a fare una leggera esfoliazione e anche ad eliminare magari cellule morte, tutto quello che insomma non serve sulla pelle. È un tonico che mi è piaciuto tanto. Ha una fragranza agrumata perché sa di arancia molto forte. Se non amate le fragranze molto intense potrebbe non piacervi, però è assolutamente validissimo. La consistenza è tipo acqua, l'erogatore è tipo a push, infatti io di solito i tonici li applico sulle mani, non sul dischetto. Questo qui purtroppo però ho dovuto utilizzarlo col dischetto, altrimenti avrei dovuto tutte le volte togliere il tappo e magari mettermene un po' più sulla mano. Un tonico che io consiglio se amate i tonici esfolianti, se vi piace la vitamina C anche come ingrediente, è validissimo.
Altro step che ho aggiunto alla mia skincare routine è l'essenza. Ho soltanto un prodotto, ho provato solo un prodotto di questa tipologia ed è l'essenza di Etherea ed è la Luxe Light Essence. È un prodotto che mi piace tantissimo, che non riesco a fare a meno di utilizzare. È un prodotto che secondo me prepara la mia pelle a tutti i prodotti successivi. La mia pelle poi è anche molto più rimpolpata e proprio più bella anche al tatto. Ha una consistenza tra un tonico e un siero, quindi non troppo acquosa, proprio una via di mezzo tra un gel e un'acqua, una semplice acqua. Ha anche una funzione illuminante sul viso e anche a ribilanciare il sebo. È uno step che sinceramente non riesco più ad eliminare dalla mia skincare. È diventato uno step fondamentale per me, quindi assolutamente questa essenza di Etherea, io poi è l'unica che ho provato, poi magari potrei provarne tante altre, potrebbero anche piacermi più di lei, però è... mi piace un sacco, ecco, assolutamente vincitrice di questo 2020. Passiamo al contorno occhi. È un prodotto che purtroppo mi è terminato, che ho dovuto cestinare, così come i prodotti di Jouer che mi sono terminati. Vi lascerò anche qui una foto. È il siero contorno occhi di Elemis, ed è il siero al collagene. È un siero che mi è piaciuto tanto, tantissimo. L'ho trovato in un box, credo, di Pasqua. L'ho amato. È un siero antiborse, va proprio a sgonfiarvi la parte perioculare e anche l'effetto quasi visibile della, soprattutto di notte, secondo me ha un effetto più intenso, più efficace, va quasi a sgonfiare, non sgonfiare è un parolone, però ridurre un sacco il contorno occhi, quindi avete comunque un contorno occhi più riposato, più rilassato, quindi assolutamente sul podio in assoluto il siero di Elemis. Invece come crema contorno occhi che ho amato e che metto sul podio, anche di queste ne ho provate tante quest'anno di creme contorno occhi, per me è questo contorno occhi di Pixi. Questo qui è il contorno occhi al retinolo. Io in realtà avevo paura ad utilizzare il retinolo ogni giorno, anche perché il retinolo, come sapete, è un ingrediente che va a ridurre un sacco anche le linee d'espressione. Il quantitativo di retinolo presente all'interno è tale appunto da poterlo utilizzare ogni giorno. Mi è piaciuta tanto, tantissimo, perché leviga un sacco il contorno occhi, lo avverto più disteso, anche più riposato, più levigato, anche poi gli stessi prodotti che vado poi ad applicare successivamente si applicano in maniera molto più uniforme e più idratato il contorno occhi, ma soprattutto più disteso. Questa crema contorno occhi di Pixi vince il podio in questo 2020. Andiamo adesso di esfoliazione meccanica, quindi di veri e propri scrub. Uno scrub che amo è questo scrub di Nip Fab, un esfoliante all'acido glicolico che io utilizzo, lo faccio una volta a settimana o anche ogni due settimane. A differenza dell'esfoliazione chimica, che è appunto quella del tonico, quella meccanica si presenta in questa formulazione, che in realtà non si vede benissimo, che all'interno ha delle particelle granulose che vanno poi ad esfoliare. È un'esfoliazione più aggressiva rispetto a quella chimica e mi piace tantissimo, soprattutto quando voglio pulire per bene il viso. E anche l'acido glicolico stesso è un ingrediente che va anche ad illuminare, anche a levigare la pelle, quindi anche quando lo applico, non appena applicato, ho la pelle liscissima, ma super super liscia. Andiamo adesso a vedere le maschere. La maschera nello specifico che poi vado a rimuovere, quindi quella che poi faccio una volta a settimana, per intenderci. Di questa maschera ne ho in diversi formati, sono felicissima. È la mia maschera preferita, che assolutamente metto sul podio di questo 2020. È la maschera di Origins al carbone. Questa qui è la Active Charcoal Mask to Clear Pores. Quindi è una maschera che, nello specifico, purificante, quindi che va a pulire per bene i pori, quindi per chi soffre soprattutto di impurità non la consiglio, diciamo anch'io non la applico tutte le settimane, anche perché è una maschera aggressiva, nel senso che farla ogni settimana è anche troppo, quindi anche ogni due settimane può andare bene. Quando volete proprio effettuare una pulizia profonda della pelle, assolutamente è una maschera validissima. Se avete una pelle particolarmente sensibile, se soffrite di rossori, di couperose, potrebbe essere un attimino aggressiva. Io la amo, è una maschera che adoro, soprattutto quando cerco una pulizia più profonda. Vediamo adesso invece una maschera da notte. Questa ce l'ho da pochissimo tempo, ma è una maschera che mi ha proprio
conquistata, è stato un colpo di fulmine, ed è la maschera di Dior Claire's. Questa qui è la maschera alla vitamina E e alla niacinamide, quindi è una maschera, io la applico durante la notte, la tengo in posa tutta la notte, ha questa consistenza gelatinosa, come fosse un budino. Poi quando la applicate il giorno dopo la ritrovate assolutamente ricompattata, come se non fosse successo nulla. Invece ho fatto diverse applicazioni e mi piace tantissimo come poi mi lascia la pelle compatta, liscia, levigata. Poi la niacinamide, diciamo, è anche specifica per le imperfezioni, se avete anche delle impurità. Assolutamente è una maschera che amo assolutamente. Poi devo dire anche il mattino seguente, chiaramente non avete la pelle unta, avete questa sorta di patina sul viso che poi io vado a rimuovere, e l'effetto che mi rilascia è fantastico. Vediamo adesso l'ultimo step della skincare, quindi la crema viso. Anche qui ho avuto tanta difficoltà a scegliere un solo prodotto, infatti vi propongo e metto sul podio due creme viso. La crema di Clinique, la Moisture Surge 72 ore, io l'ho scoperta l'anno scorso per la prima volta e mi è piaciuta tanto. È una crema che io però applico prevalentemente la sera, perché è una crema molto idratante, mantiene la pelle super super idratata, soprattutto quando la applico la sera e magari abbondo anche con il prodotto. La mattina la pelle è proprio, come dire, come se avesse bevuto tanta acqua ed è sana. Ecco, questo è proprio l'effetto che io ricevo da questo prodotto. È molto, vi mostro anche la consistenza, è proprio leggera, leggerissima anche al tatto, ha un profumo quasi senza fragranza, si applica immediatamente, si assorbe subitissimo sulla pelle, ma allo stesso tempo ha proprio questa funzione super super idratante che mi piace da morire. Altra crema invece, che anche questa l'ho provata nell'ultimo periodo, è la crema di Elemis, ma per fortuna ho anche il formato full che ho trovato all'interno di un calendario, ed è la Pro Collagen Marine Cream, ed è una crema, ops, come sempre, mi accade sempre. Ed è una crema anti-età, quindi è una crema più specifica per le pelli mature, ma comunque anche per chi magari vuole prevenire, nel mio caso, le linee sottili, le piccole rughette, quindi è una crema che mi piace tantissimo. Ha una consistenza semi gelatinosa, ma molto leggera anche lei, e mi piace tantissimo perché mi piace anche come prepara la pelle poi al make-up, questa cosa anche è molto importante, e mi piace tanto, ecco, sono davvero rimasta stupidissima. Questa qui è terminata perché è in mini size, nello specifico da 15 ml, infatti a breve aprirò anche il formato full perché devo terminare altre creme, mi piace tantissimo, quindi assolutamente sul podio, crema viso, lei. Uno step aggiuntivo alla mia skincare è anche una maschera per le labbra. È una maschera che applico non tutti i giorni, ma anche un giorno sì, un giorno non, lo faccio volentieri. È questa maschera di Laneige, nello specifico la Lip Sleeping Mask Berry, quindi ai frutti rossi, e la sto utilizzando tantissimo, a breve mi termina, infatti voglio comprare il formato full. Questa qui l'ho presa su YesStyle, vi lascio anche il link se vi interessa magari qualcosa su YesStyle col mio codice sconto. E è una maschera che mi rende le labbra rimpolpate, più turgide, più morbide, io la tengo in posa tutta la notte. Si può anche utilizzare anche come balsamo volendo, io però applico un bello strato prima di andare a letto, e la mattina le labbra molto più rimpolpate, non secche, belle da vedere, quindi questa maschera vince come prodotto labbra. Vi mostro adesso i miei prodotti best per capelli di questo 2020. Vi ho parlato in diversi video della mia situazione ai capelli, vi ho fatto anche la mia hair care routine aggiornata di quello che mi è successo in questo 2020, quindi
Sapete già, una maschera che per me merita assolutamente il podio in questo 2020 come maschera pre-shampoo, diciamo in pacco, diciamo così, è la She Moisture, la Jamaican Black Castor Oil. È una maschera in realtà consigliata per i capelli africani, per intenderci, quindi una maschera super districante, all'interno ha olio di ricino, burro di karité, insomma ha diversi ingredienti, cocco, diversi ingredienti che aiutano il capello ad essere più morbido, più setoso. Io la applico un bel po' prima di lavare i capelli, la tengo in posa il più possibile e il capello è super sano, super liscio, morbido, è proprio piacevole anche al tatto e alla vista ed è proprio un tocca sana per i capelli. Non ho il tempo per farla tutte le settimane, infatti la alterno, ma è davvero una maschera che amo. Si può anche utilizzare come maschera durante lo shampoo, ma non vedo gli stessi benefici rispetto a quando la tengo in posa prima di fare lo shampoo, quindi super consigliata come maschera pre-shampoo, è la mia best di questo 2020. Come invece shampoo preferito di questo 2020 che ho adorato è questo shampoo della Christoph Robin, in realtà una pasta lavante al profumo di rose. Anche di questa vi ho parlato in diversi video. È uno shampoo molto particolare perché si presenta in realtà è terminata, e si presenta in questa consistenza quasi scrub, perché ha un effetto molto voluminoso e vi garantisco che vi dona un effetto super volume. Forse queste particelle che contiene all'interno del prodotto permettono appunto di dare questo effetto volumizzante e mi piace tantissimo. Ha un profumo di rose che poi io adoro. Io che magari ricerco l'effetto volume, questo shampoo assolutamente è super super valido, l'ho adorato. Quindi per me lo shampoo migliore di quest'anno è assolutamente questo shampoo qui. Altro prodotto trattamento di questo 2020, anche di questo vi ho parlato infinite volte in passato, in presente, ve ne parlerò sempre, è l'Olaplex numero 3. È un prodotto che io applico una volta a settimana. Non so se sia consigliato applicarlo ogni lavaggio, non lo so, io lo applico una volta a settimana, lo tengo in posa per mezz'ora, 30 minuti, massimo un'ora. E il capello, oltre a chiudervi le doppie punte, quindi se avete capelli sottili, doppie punte, quindi come i miei, vi garantisco che va a chiudere le doppie punte, vi rende i capelli molto più sani, più lucidi, più corposi, e quindi è un prodotto di cui non posso assolutamente fare a meno, quindi è un prodotto salvavita per me, per i miei capelli, e quindi assolutamente vince il podio lui come prodotto trattamento per capelli, perché attualmente non ho trovato nessun prodotto che sia valido tanto quanto lui. Termino con un altro prodotto per capelli, un prodotto detto anche leave-in, quindi un prodotto che io applico subito dopo lo shampoo a capelli bagnati o umidi per proteggere i capelli dal calore, ed è questo prodotto, purtroppo il tappo l'ho perso, in realtà mi è terminato, è questo prodotto di Kerastase del Resistance della linea Extensionist Thermique, ed è un prodotto che io ho amato, l'ho applicato durante tutto l'anno, da quando l'ho acquistato da inizio anno fino a qualche settimana fa, mi è durato tantissimo e ad ogni shampoo una noce di questo prodotto l'ho sempre applicata, e i miei capelli sono per fortuna molto meno danneggiati rispetto a prima, perché appunto fa proprio questa azione di proteggere i capelli dal calore. Io l'ho applicato anche a capelli una volta asciutti anche come crema per la piega, quindi sia prima di fare lo shampoo, quindi ai capelli bagnati, che a fine piega una piccolissima noce sulle punte per renderle più sane, per dare un attimino di corposità di più alle punte. Io l'applicavo ed è un prodotto che assolutamente io ho amato. Sto utilizzando quello di Aveda e assolutamente mi piace tanto, però quest'anno ho utilizzato sempre sempre lei, quindi assolutamente vince lei come prodotto protettivo per i capelli. Questi erano tutti i miei prodotti di skincare best 2020. Io sapete il mio amore per la skincare, e fatemi sapere anche i vostri prodotti, anche qui se abbiamo dei prodotti in comune, mi farebbe un sacco piacere. E nulla, io come sempre vi mando un bacio e noi ci vediamo presto. Ciao!